Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shabbat. Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat. Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat Shalom a tutti e benvenuti alla nostra parasha settimanale. Leggiamo alcuni passi della parasha di questa settimana e commentiamo. È la parasha Chachie di Sara. Gli anni della vita di Sara furono 127, così inizia il capitolo, dal capitolo 23 di Genesi fino si legge al capitolo 25. Dopo il ritorno della Kedah, la legatura di Isacco, Abramo e suo figlio trovano Sara morta all'età di 127 anni. Abramo si preoccupa subito di dare a lei una sepoltura in un luogo distinto, lontano dalle tombe di altri popoli. Compiuta questa mitzvah, si dedica con anima e corpo a trovare una moglie per suo figlio Isacco. All'interno di una famiglia ebraica, un genitore fa del tutto affinché i suoi figli sposino altri ebrei. La sepoltura di Sara è la smania dell'ebreo di essere sepolto in un cimitero ebraico che ha la finalità di testimoniare il passato. Insegnare ai figli di contrarre matrimonio ebraico ha la finalità di garantire il futuro del nostro popolo. Abramo e Sara erano i primi ebrei che hanno vissuto sulla futura terra di Israele, ma proprio la sepoltura di Sara nella grotta di Macpelah è il risultato dal primo acquisto di terreno da parte di un ebreo nella Terra Santa. Sara aveva dedicato la vita al formare la prima famiglia ebrea e il matrimonio di Isacco e Rebecca, descritto in questa parasha, dimostra come il successore di Sara vivesse gli ideali sui quali Sara stessa aveva fondato la sua casa ebraica. Il nome Chaye Sara quindi esprime il vero messaggio di questa parasha, cioè solo dopo la morte di Sara si rivela l'impatto eterno della sua vita, con appunto poi il matrimonio del suo figlio. L'esegesi rabbinica ruota intorno all'etimologia del termine Macpelah, la cui radice è raddoppiare. La Gemara riporta una serie di altre divergenze etimologiche tra Rav e Shmuel. Per uno si trattava di due grotte consecutive, una esterna e una interna, l'altro invece diceva due grotte su due piani, una sopra l'altra. La Gemara chiede allora, si capisce il raddoppio per quello che concerne i due piani, ma per chi dice che è tutto sullo stesso piano, che raddoppio c'è? E risponde, il raddoppio è nelle coppie che vi sono sepolte. Infatti in questa grotta è appunto sepolta Adamo ed Eva, Abramo e Sara, e poi sarà Isacco e Rebecca, Giacobbe e Lea. Inoltre il Midrash Rabbah dice che Macpelah deriva da Kippel, piegare, per il quale Dio avrebbe piegato, ridotto la statura di Adam, che si credeva appunto alta fino al cielo. Inoltre lo sdoppiamento del primo uomo in Adamo ed Eva è un raddoppio, quindi un raddoppio per mezzo di una diminuzio del primo uomo per seppellirlo nella grotta. Ricordiamo appunto che Adam era così, aveva una statura enorme da toccare il cielo. Lo stesso Adamo, secondo lo Zohar, scopre la grotta scavando un sepolcro per Eva e trovando lì l'ingresso per l'Eden dal quale era stato cacciato. Adamo prova a scavare più in profondità ed il Signore lo ferma dicendogli ti basti. Inoltre, ecco, se noi vediamo il termine grotta in ebraico è Ma'ar. Ma'ar, che ha la Mem, è vita, che significa vita, e Ar, che significa risveglio. Potremmo dire la sorgente di vita che appunto ci fa risvegliare. E questa sorgente di vita sta nella Resh, nel capo, che per noi cristiani è Gesù, il principio dei risvegliati dalla morte per la vita eterna. Quindi Cristo ricapitola tutti i discendenti di Adamo salendo con il suo capo in cielo, come Adamo che era di statura altissima, che il suo capo toccava il cielo. E da là il Cristo sposo invita la sua sposa per le nozze eterne. Adesso ci soffermiamo sul matrimonio di Isacco e Rebecca, che occupa gran parte della parasha settimanale.
È il primo vero matrimonio del quale la Torah si occupa e diviene per molti versi un po' l'archetipo del matrimonio stesso. Era uso indicare il luogo di un matrimonio nella Ketubah, legato alla fonte d'acqua locale, e ricorda il pozzo come luogo in cui si combinano i matrimoni. Tornerà spesso nella Torah il pozzo con Giacobbe Rachele e Moshe Zippora. Al pozzo siamo chiamati tutti noi perché rappresenta un po' il luogo in cui non perde l'occasione di presentarsi come creature di fronte alla fonte d'acqua viva del creatore, come l'acqua sgorga da una fonte, dalla donna proviene dunque la posterità. Essere benedetta implica avere una prole che si rifugia nel pozzo donna. In senso proprio, il pozzo è una perforazione verticale che si fa nella terra per rifornirsi di acqua sotterranea. Nella scrittura, il pozzo è un elemento naturale legato appunto alla fecondità. La vita dei popoli girava appunto intorno ai pozzi, alle sorgenti, e si associano molto alla donna. In ebraico è Be'er, con queste lettere, ecco, Bet, Aleph e Resh, Be'er, che appunto denota, appunto, Aor, Aleph, Resh, denota un po' la luce, Or con la Vav al centro, la fonte di acqua è, potremmo dire, è una luce, è la luce di Dio che si riversa, Bet, in ognuno di noi, nella luce stessa di Dio. Infatti nel Nuovo Testamento la fonte di acqua viva è associata a Gesù, che ci dona il suo spirito attraverso i sacramenti, che sono massima espressione di fecondità, di vita piena, di pace e di salvezza. E la Parashah nel capitolo 24 dice che alzò gli occhi anche Rebecca e vide Isacco, e scese subito dal cammello e disse al servo: chi è quell'uomo che viene attraverso la campagna incontro a noi? Il servo rispose: è il mio padrone. Allora essa prese il velo e si coprì. L'incontro fra l'amato e l'amata è simultaneo, e questo reciproco alzare gli occhi, che in ebraico occhi è Ain, e ricordiamo che Ain è anche sorgente, sono a questa sorgente di vita che possono incontrarsi Isacco e Rebecca. E la ragazza ha la certezza che il suo sposo è Adonì, il mio padrone, e lo chiama così, è quell'uomo che le sta andando incontro, e si vede il volto, quasi a preservare fino all'ultimo la purezza, la sacralità di questo evento. In questa purezza, di questo matrimonio, vediamo anche l'incontro, adesso dal punto di vista cristiano, tra la sposa senza macchia che si presenta allo sposo Gesù. Infatti San Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, dirà: io provo infatti per voi una specie di gelosia divina, avendovi promessi ad un unico sposo per presentarvi quale vergine casta a Cristo. E quindi auguriamo che questa parasha ci faccia riflettere sulla purezza e sulla bellezza del matrimonio cristiano, che è figura appunto del matrimonio tra Cristo sposo e la Chiesa sua sposa. Shabbat Shalom a tutti.